pomeriggio, ancora una puntata dall'Australia, ancora una puntata dedicata agli emigrati pugliesi in questo grandissimo continente che si trova a 24.000 chilometri dalla Puglia. Oggi vogliamo dedicare questa nostra rubrica in particolare alle donne d'Australia. Dunque, Nica Campanelli, rappresentante della consulta dell'emigrazione per la Regione Puglia, da donna lei ha riscontrato nella capacità e nella maniera di essere delle nostre donne pugliesi che qui ormai vivono da decenni in Australia, appunto, ha riscontrato un'emancipazione maggiore? Sì, ad un'affermazione forte del carattere della donna, una forza incredibile, inaudita. Le donne che arrivano qua senza nulla, senza neanche un grado di istruzione decente, e si mettono a lavorare, diventano imprenditrici, e hanno una famiglia numerosissima. Noi abbiamo incontrato donne che avevano un minimo di 5 figli, non le abbiamo trovate con un numero minore di figli. E donne che poi si adattano tranquillamente alla vita australiana, indossano i pantaloni. Anche donne che magari sono arrivate qua, voi pensate 60 anni fa, 50 anni fa, che immediatamente arrivate qui hanno visto che la popolazione qui indossava tranquillamente un abbigliamento tipicamente maschile, si sono adattate, hanno indossato i pantaloni e adesso si muovono con grandi macchine, con i camion. Abbiamo visto donne camioniste che si muovono da Sydney a Melbourne, sono quasi 800 chilometri, e lo fanno tutti i giorni tranquillamente come se niente fosse. C'è un mondo completamente diverso, ma che contiene in sé gli elementi tipici di una meridionalità che non hanno mai abbandonato, non abbandoneranno mai. Ecco, diciamo pure che c'è comunque un quadro così variegato, perché si va dalla Michelina che ripercorre gli itinerari delle antiche tradizioni musicali di San Marco in Lamis alla donna golfista di Sydney. Non dimentichiamoci però che Michelina, che riveste i canoni tipici della donna meridionale, almeno per quando si trova nell'associazione, Michelina è stata la leader, la boss, la capo di una grande sartoria in cui si producevano abiti da uomo. Comunque svolge un ruolo che è anche una novità per un altro punto di vista. Michelina è stata la prima donna tra quelle arrivate a Melbourne a guidare l'auto. Ha preso la patente per prima e si è adattata alla guida anglosassone con lo sterzo a destra. E mi diceva che all'inizio aveva difficoltà perché lei aveva lasciato la bicicletta nel suo paese e quindi l'equilibrio era quello tipico della bicicletta, per cui pensava che anche in macchina tra le quattro ruote bisognasse mantenere questo equilibrio. E quindi mi ha raccontato di questa esperienza che è bella, che è caratteristica. E non credo che in Italia o in Puglia vi siano molte donne dell'età di Michelina, parliamo di circa 80 anni, Michelina ha 78 anni, che ancora guidino e che abbiano guidato la macchina così presto. Farewell to old England forever, farewell to my rumscows as well, farewell to the well-known old baby, where I once used to cut such a swell. Singing to rely, you rely, Annie. Singing to rely, you rely, singing to rely, you rely, Annie. We're bound for Botany Bay. Io mi chiamo Michelina Sabatino, sono nata il 6 del 7 24 San Marco in Lamis. Ho quattro figli, sono venuta in Australia il 54. Sono sposata al villaggio, una frazione 3 km da San Marco, quindi il mio modo di vivere era molto critico e quindi ho voluto spingere mio marito di venire in Australia. Sono sistemata a Fitzroy, non tanto lontana da Melbourne. Era una casa di legno perché non poteva affrontare mio marito di pagare l'affitto in una casa un po' migliore. Che io, mio marito non è che non mi ha mandato i soldi, anzi fin troppo, ma ha avuto degli incidenti di mia figlia che ha avuto l'ossazione dell'anca, l'abbiamo tenuto per tanto tempo negli ospedali. Quindi non abbiamo tenuto i soldi per mettere un deposito a una casa un po' migliore. Così sono state 3 anni là che la sofferenza è stata orribile.
Io vivo serenamente, sarà stato, da quando ha messo il negozio mia figlia di parrucchiera, sarà stato un 24 anni, perché la seconda ha fatto la parrucchiera e grazie a Dio ha fatto dei soldi. Noi avevamo un club San Marco, il gruppo folcloristico è nato nel 1984. Lo scopo era perché non voleva far perdere le radici da italiana. Signore e signore, il gruppo folcloristico pugliese! Come spettacolo facciamo dei dialoghi di 100 anni fa, perché io mi ricordo tutti quei ragionamenti che si facevano a San Marco, tutto in India vera. Mi chiamo Nicola Tartaglia, ho 45 anni. Dove è nato in Puglia? A Noicattaro, provincia di Bari. Quando è arrivato in Australia? Il 69, dicembre del 69. Ero già sposata da 2 mesi, quando sono arrivata in Australia. All'inizio le difficoltà che ho incontrato era la lingua. Non sapevo l'inglese, non conoscevo nessuno. E per me è stato veramente duro per i primi 3-4 anni. At the Bobble Wobble Wedding, oh, they came from far and wide. La mia vita in Australia di donna è stata molto più libera della Puglia. Qui c'è troppo. C'è più libertà come donna, diciamo. La donna in Puglia. Più per la casa, per la famiglia, anche qua è per la famiglia, però è molto più libera della Puglia. Noi ci teniamo molto per mantenere le tradizioni pugliese, diciamo. C'ho mio figlio Michelangelo, Maria e Andreana. Sono tutti nomi di famiglia, dei genitori, diciamo. Nella cucina di più di tutti gli altri, mi piace fare le nostre tradizioni, quando viene il Natale, la Pasqua, mi piace fare cose che mia madre mi ha imparato e io continuerò a farle finché vivrò. Cartellate, scarcello, calzone di cipolle, quello di ricotta, i biscotti con le uova, tutte queste cose. Mio marito è di Carbonara, per esempio gli chiede le orecchiette, le braciole, gli avoltini, che qui è molto difficile farle. E hobby, mi piace moltissimo il golf, e quando ho il tempo libero parto la mattina, certe volte dalle 5, certe volte me ne vado alle 11, mi faccio le mie 4-5 ore fuori casa, mi diverto, mi rilascio molto, è un gioco che mi piace moltissimo. Abbiamo un gruppo di donne e veniamo una volta alla settimana, chi siciliane, chi calabrese, chi australiane anche. Sono più forte sul green, sull'erba. Voglio vivere in Australia. Perché sono già 30 anni che sto qua, ho una vita tutta diversa dall'Italia, ho tante cose, non so come dirlo. Ma in Puglia c'è ancora parenti? Sì, ho mia madre, sorelle, c'ho un fratello in Abruzzo. Ringraziando Gesù, c'ho mio padre 83 anni e mia madre 81. Vuoi mandare un saluto? Sì, come no, ciao mamma, papà, ciao, ciao. It's a lonesome away from your kindred and all, by the campfire at night where the wild dingoes call. But there's nothing so lonesome, morbid or drear, than to stand in the bar of a pub with no beer.
Qui ci troviamo a Port Melbourne, qui alle spalle è proprio dove noi sbarcammo il 16 luglio del 1969 alle 8.45 di sera. Qui sbarcano tutti gli emigrati che arrivano in Australia, qui sono arrivati tutti gli emigrati arrivati nel corso dei secoli. Sì. Questo è un porto centrale dove tutti gli emigranti venendo dall'Europa, da tutto il mondo, devono venire qui e poi da qui vengono destinati ai centri di accoglienza. He pressed up to the bar and pulls a wad from his coat. Lei rappresenta un po' tutte le donne che hanno seguito i loro uomini emigrati in Australia. Questa esperienza è stata un'esperienza dolorosa, perché oltre a seguire mio marito, ho portato con me 6 figli, più ne aspettavo un altro, avevo l'ultima creatura in grembo. Il primo problema è stata la discriminazione, perché il popolo australiano, più che australiano, inglese, aveva una forte discriminazione verso, come dire, la gente che veniva dal meridione dell'Italia, e noi con coraggio e con forza di volontà abbiamo superato questo problema. E l'attività che ho svolto è stato quello di mettere delle donne assieme, e così ho inculcato nell'animo delle donne di andare a scuola d'inglese, almeno per capire quando il datore di lavoro ci spiegava come lavorare, altrimenti eravamo sempre messi a parte, sempre isolate. Then the stockman rides up with his dry dusty throat. He breasts up to the bar and pulls a wad from his coat. Qui adesso ci sentiamo non più tanto discriminate, ma facciamo parte di questa cultura australiana. Then the swaggy comes in, smothered in dust and flies. Mi sono, come dire, dedicata al teatro, allo sport e alla famiglia. Oramai i figli sono tutti sistemati. Sono 7 figlioli di cui abbiamo 17 nipoti e un pronipote. Praticamente, essendo i figli tutti sistemati, io praticamente mi posso dedicare, posso sviluppare i sogni che ho portato 30 anni fa nel mio cassetto e li posso, come dire, realizzare. In parte li ho realizzati. Dopo tanta sofferenza posso dire grazie all'Australia che mi ha dato l'opportunità di realizzare questi sogni e mi sento soddisfatta. Oh, hushed are the voices and grey are the skies, and many the teardrops fall from dark saddened eyes. Ma perché questo canguro, animale simpaticissimo peraltro, è un po' antipatico ai nostri emigrati? Beh, è antipatico ai nostri emigrati perché in Italia, in Puglia, si pensa che i nostri fratelli qui in Australia vivano con i canguri fuori dalla porta. Invece qui c'è un perfetto abbinamento tra un paese che cresce, un paese che ha raggiunto forme di sviluppo economico, sociale, culturale, veramente apprezzabile. Dall'altra parte c'è questa natura così importante attraverso i suoi parchi che è rimasta intatta, e questo significa un abbinamento importante. He painted this country for the whole world to see. He painted Australia just as it should be. Sono venuto in Australia nel 1962, ho studiato fino alla terza media e poi ho capito che per me non c'era tanto un avvenire in Italia, ho cercato di venire qua a trovare mia sorella con mio cognato e ho visto che questa era la terra per me. Quando è venuto qua sono andato a lavorare in un'azienda che facevano forni e lavoravano il vetro. Avevo appena 16 anni e mezzo e ho capito che per me era bene inserirmi nelle vetture, cioè nelle automobili.
e mi sono inserito molto bene nella comunità australiana e ho fatto l'apprendistato di battilamiera. Finché sono arrivato a questo punto, questo per me è la terza azienda che ho aperto e l'ho fatto per la famiglia. Mi sono sposato. Avete figli? Sì, ce ne abbiamo tre. Che nomi hanno? Uno è Michelangelo, la seconda Maria, la terza Adriana. Thank you very much. We'll see you about 12 o'clock. Thank you. Adesso mi ci rimane, anche arrivando appena 54 anni, sto pensando già per ritirarmi, perché mio figlio vuole prendere tutte le redini e cercare di mantenere tutte la mia azienda in famiglia. Mi chiamo Michelangelo Antonio Di Monte, sono nato in Australia, Sydney, e ho 28 anni. Mi piace giocare il pallone, andavo a scuola fino a 17 anni, poi mi piacevano lavorare sulle macchine, papà stava già nel mestiere, allora ho continuato a fare il mestiere suo. Vita in Puglia è troppo differente di quella di qua. Giochi il pallone qui, giochi il squash, giochi il tennis, giochi il golf. Allora per fare una vita così in Italia mi costa sai i soldi. E la mia vita sì, in Australia ho due bambini, ho due maschi, uno si chiama Alfonso, Rocco. Allora la vita per loro qui, che hanno i due nonni qua, penso che si rimanerà qua in Australia. La mia dream è di diventare miliardario, come a tutti, però come sto adesso che ho una moglie, che ho due figli, che quello è il mio dream per adesso.